Un saluto agli amici di The Clovis Magazine, un gradito ritorno qui a The Clovis Magazine, Biondo. Un bacione a tutti quanti e grazie per ogni volta dare questa opportunità per dare voce a quello che penso. Oggi siamo qui per un evento molto importante, Adotta un Angelo, tu fai parte della Nazionale Cantanti, ci parli un po' di questa iniziativa? Sì, diciamo che è un percorso che stiamo seguendo da più o meno tanto tempo, loro molto di più, io da un anno che comunque sono entrato a far parte della Nazionale. Io credo che il potere che noi abbiamo come artisti, nel senso che abbiamo tante persone che ci seguono, che voglio salutare e ringraziare, debba essere usato appunto anche per questo, per il bene, per comunque anche nelle canzoni comunicare messaggi positivi e dare e spronare le persone a fare il meglio e tirare fuori il meglio di sé, solo così potremo andare avanti come generazione. Quindi diciamo che organizzazioni e eventi come questo sono simboli un po' di quello che dovrebbe essere sempre il lavoro nostro. Tu sei entrato da poco più di un anno nella Nazionale Cantanti, come ti sei trovato in un contesto già vissuto? Diciamo che ovviamente subentrare ha sempre il suo effetto. Mi ricordo che esattamente un anno fa ho fatto il mio esordio, dopo 15 minuti mi sono infortunato perché ero diciamo emozionato, no? È una cosa bella, io ho sempre giocato a calcio quando ero piccolo, ma mai a questi livelli, nel senso che stai in uno stadio, nel contesto è diverso e quindi fa un bel effetto, cioè è difficile all'inizio subentrare, ma poi dopo che ci prendi in mano diventa tutto più facile come in ogni cosa. Meglio biondo calciatore o biondo cantante? Biondo artista, fa un po' tutto. Giusto, a proposito artista, cosa stai preparando? Cosa ci dobbiamo aspettare che spesso vediamo che spoileri qualcosina, ci lasci sulle spine? Diciamo che mi sto prendendo un attimo un piccolo momento per tornare nel 2020 con un comeback abbastanza forte, quindi voglio dire alle persone di non preoccuparsi se in questo momento sono meno attive, è solo per il bene della mia musica e appunto del loro bene. Quindi sto lavorando a tanti progetti, in realtà sono un po' tanti progetti in ballo, però nel 2020 vedrete tante novità e non solo musicali. Allora, tanti ragazzi ci seguono, vogliamo lasciare un messaggio sia per sensibilizzare comunque la ricerca, per aiutare e anche comunque in generale un consiglio a chi magari vuole intraprendere anche la carriera dell'artista. Quindi cosa dice Biondo ai giovani di oggi? Allora, per intraprendere la carriera dell'artista comunque siamo tutti un po' artisti, quindi diciamo che basta seguire quella luce e scavare dentro se stesso per trovare appunto quella motivazione, per avere un senso, per darle un senso, per... Quello che posso dirvi è prenderci come esempio, perché comunque con il nostro lavoro noi abbiamo un grande mezzo di comunicazione, quindi cerchiamo di portare del bene e dare messaggi positivi alle persone che ci seguono. Ed è quello che dovreste sempre fare in ogni tipo di lavoro. Grazie a tutti gli ascoltatori di The Clovis Magazine e grazie a Biondo. Ciao, godetevi la partita.